Ciao Bethesda.it, ci sono film in cui vuoi farti un robot, ci sono film in cui vuoi farti robot, ci sono film in cui desideri il cyborg. Pensate a Deckard, quando ancora non aveva dubbi riguardo alla sua identità con Rachel, che sembrava uscita da un quadro di Clint e soprattutto era una Sean Young stupenda. Pensate a Pris, per rimanere in tema del primo Blade Runner di Ridley Scott, pensate a Pris che era stata proprio progettata come replicante per noi orribili esseri organici che ci dovevamo sfogare con lei. Però, grazie a questo film, Alita, Angelo della Battaglia, di Robert Rodriguez, prodotto da James Cameron, io ho sentito come mai la voglia di farmi robot. Perché? Perché è il film, fino a questo momento, più forte sul fronte della propaganda bioingegneristica, cioè diventa anche tu un cyborg. Ma perché non ci facciamo un braccio completamente di metallo? Sembra anche d'avorio, bellissimo il braccio di Alita. Alita è una Alita che è? Alita è una mezza donna, è un tronco di bambina. For the people, by the people. No, quello è il tronco d'uomo nel film dei fratelli Coen, bellissimo, recuperatelo. È un tronco di bambina che qualcuno recupera in mezzo alle cianfusaglie di un pianeta Terra degradato del futuro. Non è Wall-E che la recupera, è Waltz. Christoph Waltz, un po' Geppetto, che va in mezzo a queste cianfrusaglie di questo futuro dove già è successa l'Apocalisse, 2536 è già successa, quando è successa molti anni prima, quindi fra poco, dall'ottica del 2019. E Christoph Waltz è un omino che va a cercare tra le cianfrusaglie, trova questo tronco di bambina. La porta a casa, bellissimo l'inizio del film, la porta a casa e comincia a fare un po' Geppetto. È tratto da un manga, 9 volumi dal 90 al 95 di Yukito Kishiro, un manga molto importante per gli amanti del cyberpunk nipponico. E questo film, devo dire, come mai, prima d'ora per me, ti trasmette questa voglia di diventare Human Plus, questa voglia di diventare cyborg, questa voglia di diventare subumano. Perché? Perché nel momento in cui il Geppetto ricompone un po' questa bimba, cosa stai sognando, piccolo angelo, bellissimo, la chiama Alita, entriamo anche nella vita di quest'uomo che non è insopportabile come al solito Waltz in questo film, non fa i sorrisini che gli ha insegnato Tarantino, o che forse gli ha enfatizzato Tarantino. No, gli vuoi quasi bene e non vuoi che muoia dopo 5 minuti di film, Christoph Waltz, perché? Perché è un Geppetto con dei problemi, ma anche delle soluzioni, perché è un uomo gentile che cosa fa? Regala, attacca arti artificiali, è un artista dell'artificiale, rimette in piedi sto robottino, Alita è un robot, però che bello quel braccio, mi piace il sound design, mi piace moltissimo. Nella fotografia di Bill Pope, negli effetti speciali di Joe Lettieri, mi piace moltissimo tutto ciò che è reso nostra protesi artificiale. In questo film hai proprio una gran voglia di averle anche te queste cose. Ed ecco allora che questa ragazza comincia a muoversi in questa città un po' latinoamericana, sembra Rio de Janeiro. Infatti c'è un ragazzo che sembra un po' un latino con la bandana e un po' l'atteggiamento da Street Fighter e molto rodriguesiano, perché trasforma questo ragazzo che è americano, lo trasforma molto in un messicano praticamente, grande Rodriguez. E quindi Alita, che è questa Pinocchia, molto anche molto bella, devo dire, molto bella, molto colorata, molto fresca. Bellissimo, comincia a muoversi, è stata rimessa in piedi, in mano e in braccio dal Geppetto, Christoph Waltz, comincia a muoversi per questa Iron City. Che succederà? Guardate, è un film che Cameron, come sapete, ha accarezzato, ha desiderato, fin dal 2000. Adesso siamo nel 2019, lo doveva dirigere lui, no, no, poi ha fatto Avatar, che era il desiderio già di un altro corpo, ma quella era una fase molto interessante che apparteneva a quegli anni, a quei primi anni 2000, perché veniva da Matrix, se ci pensate, ed era corpo fermo,
nel mondo fisico, corpo virtuale in grande movimento, da Neo a, appunto, ai personaggi di Avatar, Navi. Vogliamo un nuovo corpo, vogliamo lasciare, questo ci diceva Cameron, il corpo di, di una creatura che forse non, non è riuscita, dibattito di oggi, a non è riuscita nel suo compito? Sta arrivando l'apocalisse? Il mondo è finito? Stiamo distruggendo il pianeta? Yes. E quindi perché non diventare altro? Perché non cambiare, non ideologia, non fede religiosa, perché non cambiare tutto di noi, tutto il corpo? Lì Cameron presentava una creatura fantastica, qui invece è questo che mi interessa. È tutto più plausibile, perché la bioingegneria sta facendo passi da gigante, perché in futuro noi avremo degli arti potenziati, perché abbiamo cominciato a vedere persone che, soprattutto vittime di incidenti, abbiamo visto persone avere questi arti artificiali, e quindi perché no? Molto interessante, è la cosa più interessante del film, perché io ho desiderato, ho voluto, infatti c'è un personaggio in carne e ossa come noi, Alita, avete capito, è un cyborg, e invece c'è un personaggio come noi che viene, e questo è il gioco, è lì che ho capito il flusso del film, dove andava, ideologico, c'è un personaggio che dice, ok, perché no? Perfetto, se tu fai questo vuol dire che hai vinto, quindi passiamo da Ex Machina, Blade Runner, al film, oh, molto ottica novecentesca, anche un po' decadente in chiave sessuale, oh, mi faccio un robot, oh, mi faccio robot, che è molto diversa, ovviamente, come atteggiamento, è anche un'idea di non sopraffare più una creatura, tutta la storia del replicante che è il nuovo schiavo, il nuovo nero, è il nuovo cristiano ai tempi di quando c'erano i romani, siamo in epoca di Vimore, è il nuovo perdente sociale, è il nuovo nero, è il nuovo afroamericano delle piantagioni, Green Book, è il nuovo perdente, ok, una dinamica novecentesca, invece qua adesso è noi, Avatar, Cameron, è sempre Jimmy, è sempre quel camionista, quell'ex camionista canadese, è sempre quell'uomo che Corman ricorda che correva di qua e di là tra i set dei suoi film con i vermi, che lui animava, è sempre Jimmy Cameron, che ce l'ha dentro di lui, questa ossessione, l'uomo che dice andiamo oltre, l'uomo che dice voglio la donna come eroina muscolosa delle mie storie, e voglio la donna che sopravvive, c'è anche questo dentro questo bel film, di fantascienza PG-13 orientato ai giovani, alle giovani, perché Alita è una figata, la interpreta Rosa Salazar, e la quale c'ha ovviamente tutto il motion capture, e c'è John Lettieri agli effetti speciali, wow, c'è Weta, c'è Bill Pope alla fotografia, perfetto, magnifico, e quindi c'è anche un Robert Rodriguez che è meno portato rispetto al solito all'autarchia, al faccio tutto io, dal montaggio, alle musiche, tutto io, no, perché in una produzione a 170 milioni di dollari di spese solo vive, il povero Rodriguez non può far tutto e deve ovviamente partecipare a un film che non ha mai fatto prima, ma che fa bene. In questa città, Iron City, si incontra l'amore, un ragazzo con la bandana che sembra un messicano, che a volte, nella seconda parte del film, Rodriguez lo inquadra e tu dici, è un piccolo Russell Crowe, bravo. Una via di mezzo da Colin Farrell è un piccolo Russell Crowe, il quale è sempre più ammirato da questa robottina, non solo perché Geppetto Vazza l'ha rimessa in piedi, ma perché lei te mena, eh? Eh sì, Alita mena. Mena perché ogni tanto sembra che abbia dentro di sé, come si chiama, il ricordo di un'arte marziale che ha un nome leggero, Panzerkunst, e poi scopriremo forse che Alita è che passato c'ha, c'è una città che so, gli altolocati, che sono gli stronzi, che come Elysium, che era un film di fantascienza più adulto ma meno bello di Alita Angelo della Battaglia, come in Elysium c'è una città sopra, questa città sotto, che osserva anche, forse sfrutta, che cosa? Il gioco circense, il gioco gladiatorio. Alita, insomma, in poche parole, ragazzi, verrà coinvolta in una storia che riguarda anche una coppia tristissima di ex sposati che riflettono su chi gli è morto, sui figli morti, sul loro amore morto, e quindi, vabbè.
E poi ci sono i bounty hunter per questa città, gente tutta cibernetica, pure quella, con tutti a crocchi, che va in giro e fa fuori i criminali, così, e poi va a prendere dei soldi. Ed Skrein, l'ex rapper inglese che fece furore, almeno per me, ai tempi di Trono di Spade, quando arrivò all'improvviso e poi andò via, è molto funzionale. Abbiamo trovato il ruolo per Ed, che Luc Besson aveva provato a farlo diventare il leader del nuovo transporter, non c'era riuscito. A me piace molto Ed. E devo dire che in questo film, quando rosica, quando prende le botte, è molto interessante, fighissimo. Ed Skrein fa un bounty hunter rosicone. Poi ci sono dei cattivoni che sanno che Alita non è proprio quello che sembra, c'è una ragazzina. Poi c'è un gioco che è come il Rollerball di Norman Jewison, più Rollerball fatto dai Transformers, praticamente da Michael Bay. Se corre, se deve buttare la palla, se ci si mena, con la gente in questo futuro un po' così. E devo dire che forse c'è anche Rank Xerox. Sì, il mistero di Rank Xerox. Lui leggeva Rank Xerox quando era qui e stava male per colpa di Ovidio Assonidis ai tempi di Piranha 2. Cameron con la febbre sogna Terminator a Roma, ma forse legge anche Rank Xerox. E io non posso dimenticare che c'è in un Rank Xerox c'è proprio il cuore, no? Rank Xerox, che perché non facciamo Rank Xerox noi? Vabbè, non si sa. È uno dei tanti misteri italiani. E però, Rank Xerox che buttava il cuore, prendi il cuore, bello il nostro coatto sintetico. E qui, meno coatta la scena, però continuiamo a pensare che qualcuno prenda ispirazione da Rank Xerox. O il manga, o Jimmy Cameron, egli stesso. E poi diventa Robert Rodriguez. Sentite, come PG-13 Rodriguez, peraltro, è una violenza non truculenta, però non invisibile. Nel senso che Rodriguez mena, anche lui mena come regista, e questo è interessante. Come tutti i franchise, o i possibili franchise, c'è quella sensazione del siamo solo all'inizio, non chiudono, tengono tutto apertissimo, Alita chi è? Ma che c'ha 300 anni? Ma chi era? Ma non è che era una che te faceva... Ma non è che era cattiva? Ma non è che eri cattiva, Alita? Ma che ne sai te? Di dove sei? Da dove vieni? Non lo sappiamo. C'è qualcuno che forse la guarda dalla città sospesa e c'è il personaggio con la motion capture. C'è la nostra Rosa Salazar, che guardatela però anche dal vivo come somiglia ad Alita, però gli hanno fatto gli occhioni più grandi. Che carina che è! Che bel personaggio che è Alita, le ho voluto molto bene. E c'è la storia d'amore e c'è appunto il segreto, no? Ma io chi sono? Ma perché so fare Panzerkunst così bene? Kunst, non si sa. Lo scopriremo solo vivendo, ma soprattutto vedendo il sequel di Alita, qualora ci possano essere delle possibilità con gli incassi. Non mi è dispiaciuto affatto, abbiamo visto tantissimi film di fantascienza, abbiamo visto anche il Ghost in the Shell live action con Scarlett Johansson, abbiamo visto pure il sequel di Blade Runner, eravamo partiti da lì con questa, come al solito, brevissima video recensione, e quindi forse il film sconta un po' tutta questa sci-fi che vediamo e che rivediamo, e non si erge come... Però è il film più efficace su questo, cioè penso e ripenso da quando l'ho visto, è il film più efficace sull'idea del vuoi farti robot? Io mi farei robot subito, anche perché so quello che so. Ciao Bad Taste, subscribe, Alita, be bad!